artigiano del Sassuolo che lavora nella zona di Scandicci, certo, e ci parlerà dei segreti di questo sapone che fra l'altro è anche profumato, con uno stemma particolare. Sì, è un sapone praticamente fatto a mano, stampato, chiaramente non si vede qui manualmente, chiaramente prima ha subito una lavorazione precedente in azienda, con saponi fatti in quantità limitate, con profumi che hanno una formulazione specifica antica, tramandata poi attraverso delle ricette particolari, e noi si cerca di mantenere queste realtà di qualità e di produzione inalterate, cercando di fornire una clientela un po' particolare, un po' selezionata, un po' raffinata. Sono pezzi quasi. Per acquistare questo sapone dove ci si può rivolgere? Diciamo, per ora non abbiamo un'organizzazione precisa a livello commerciale. Ora vedremo, questo diciamo è intanto la prima uscita per riattivare questo tipo di attività, ecco, poi valuteremo. Palazzo Corsini mi tiene a battesimo. È un lancio, sì. È un lancio, un'anteprima questo sapone da provare in tutti i sensi, anche per il suo particolare profumo. Sì. Lo faremo anche all'estero. Poi 3 anni fa, allora, giustissimi, e quindi hanno cercato qualcuno che potesse seguire per caso.